proviamo in Sicilia. E allora Fabrizio Ruffo si rende protagonista di una proposta, come dire, fantascientifico quasi. Dice alla corte borbonica, soprattutto al re e alla regina, ma anche all'ammiraglio Nelson o anche agli ambasciatori inglesi: ma perché noi dobbiamo predisporre la difesa dell'isola? Attacchiamoli, attacchiamo di noi. Andiamo noi nel continente e portiamo la guerra a darvi. E beh, inizialmente è stato guardato con un po' di scetticismo, perché la prima domanda che gli si fa è questa: dice, ma sì, io voglio anche capire il tuo piano, ma con quali soldati? Noi non abbiamo più un esercito. E lì il cardinale Ruffo stupisce tutti dicendo: non vi preoccupate, perché inizierò io a costituire il nucleo di questa armata, di questo esercito, iniziando dai miei fedeli calabresi. Abbiamo già detto, lui era appartenente a una delle famiglie più in vista della Calabria, dove il fratello era un grosso possidente terriero, e quindi lui aveva contezza di poter iniziare questa sua spedizione mille a delittera, diciamo così, proprio partendo alla Calabria. Effettivamente, dopo qualche tentennamento, gli si dà il via libera. Lui da Palermo si trasferisce a Messina e quindi si appresta a attraversare lo stretto, e qui incontra questo signore che era un medico, che era un medico di Augusta, che è Domenico Petrobasi. Domenico Petrobasi, che si trovava a Messina per affari suoi e di tutt'altro genere, viene così conquistato dall'idea di candidato del cardinale Ruffo che si mette al suo servizio, e poi diventerà, come ha detto Maurizio prima, preziosissimo, perché sarà commissario straordinario, che si interessa al vettovagliamento e agli spostamenti dell'esercito, adempirà in maniera perfetta al suo compito e soprattutto sarà quello che giorno per giorno adotterà tutte le tappe della famosa spedizione del cardinale Ruffo, anche dopo che è arrivato a Napoli, quindi susseguirà anche dopo l'impresa di riconquista del re. E qui si differenzia un po' dal Sacchinelli, dal Cimbalo e da tutti gli altri, lui si parlava prima, che